Amiche del canale di Momissima, bentornate nuovamente per un mio nuovo video, una mia nuova review, delle mie nuove considerazioni che riguardano questa volta gli ombretti dell'Alchemilla. Ecco qui di cui ho la palette, la mia personale palette, composta da ben quattro tonalità che vi andrò ad elencare. Ma vediamo nello specifico come si compone la linea ombretti dell'Alchemilla, quali sono le tonalità e quali sono i finish. Dunque, tra i 27 ombretti dell'Alchemilla troviamo diversi finish e texture. Io li ho divisi in questo modo: abbiamo la categoria dei bright, la categoria dei satin, la categoria degli opachi e degli opachi con glitter. Nella categoria dei bright troviamo dei pigmenti molto morbidi che permettono, una volta applicati sulla palpebra proprio, di illuminare moltissimo in maniera intensa l'occhio stesso, lo sguardo stesso, quindi sono molto intensi e pieni di luce e hanno delle performance molto elevate. Tra i satin, diciamo, abbiamo una finish molto anche luminoso, ma più discreto, e regalano deliziosi riflessi molto più eleganti sulla palpebra. Sono meno vistosi, ma comunque allo stesso modo molto molto persistenti e performanti, direi. Tra gli opachi, dobbiamo dire che quelli dell'Alchemilla rimangono quasi sheer e sono più indicati proprio per effettuare delle sfumature. Possono essere utilizzati bene sia sull'intera palpebra che soltanto per le ombre. Nell'ultima categoria abbiamo gli opachi con glitter, che sono bellissimi. Sono degli ombretti con la base opaca che però contengono dei glitter, sono tempestati di glitter. Tra le varie tonalità degli ombretti abbiamo detto ben 27. Io ho fatto un video già tempo fa, l'ho realizzato e avevo specificato proprio tutte le tonalità che proponeva appunto questa grande azienda. L'unica cosa, adesso non ve li posso stare ad elencare tutti quanti. Se volete vi do informazioni su quello che porto attualmente. Allora, io mi alterno moltissimo con le tonalità del blu. Vi voglio parlare dello zircone. Lo zircone è un blu scuro ma molto luminoso, che può essere usato sia normalmente, quindi con l'applicatore normale, e sia come eyeliner bagnato, quindi in maniera più luminosa, come dire. È leggermente polveroso, bisogna fare un po' attenzione proprio nell'applicazione, ma comunque ha una resa veramente fantastica. Io questa mattina invece mi soffermerei sul lapislazzuli, che è praticamente un blu oltremare molto brillante. Non so se riuscite a vedermi, io mi sono sparata questa luce, però ovviamente la performance non so se può essere delle migliori da quello che riguarda la resa di questo colore. Rimane sulla palpebra in maniera molto acceso, quindi molto vivace, e fa parte della categoria dei satinati, quindi è un satinato il lapislazzuli. È più indicato per l'inverno, dà un colore molto molto, quindi vivace, come dire. Io lo trovo molto molto bello, anche se questa mattina ho mischiato un po' di questo, di lapislazzuli, e anche un po' di topazio, che è un celeste dal sottotono freddo, quindi ho fatto un po' un miscuglio. Ma non dimentichiamo anche le tonalità dell'ambra, le tonalità dello zircone, che sono comunque tra le mie preferite. Gli ombretti sono divisi appunto in diverse categorie. Ad esempio l'ambra è più indicato per la primavera magari, però io lo porto anche adesso, mi piacciono le mezze stagioni, quindi metterlo proprio nelle stagioni mediane, in cui ci sono questi colori, c'è il richiamo proprio alla natura, alle foglie, a questi colori che hanno la stessa sfumatura di questo fantastico colore. Vi faccio vedere, infatti, la mia palette personale. Dunque, tutti gli ombretti dell'Alchemilla, ve l'ho già detto tempo fa, si presentano in refill, quindi li potete estrarre e mettere tranquillamente, perché sono dotati di una calamita, appunto, lo potete mettere tranquillamente nell'apposita palette. Io qui ne ho quattro e rappresentano le tonalità che giostro maggiormente, cioè che mi metto maggiormente nei vari giorni della settimana. Poi, se ne ho bisogno di altre, ce l'ho qui in negozio, quindi. Allora, ve li elenco. Ho qui sulla mia sinistra in alto topazio imperiale. Topazio imperiale è un giallo oro su base marrone o rossa. È un colore caldo, quindi lo definirei facente parte della categoria dei bright. È indicato per l'autunno, infatti lo porto adesso ed eccolo qua. Ancora facente parte della categoria opaco con glitter, ho qui Onice Stellato. Onice Stellato, che praticamente è indicato proprio per l'inverno, molto molto audace, diciamo. A me piace tantissimo e ci realizzo, quando ho bisogno di un trucco un po' sapiente, ci realizzo veramente tantissime sfumature importanti, soprattutto per la sera ed inverno, quindi nella stagione più fredda, perché poi d'estate mi piacciono più i colori accesi, un po' più gioco con queste cose. Comunque io con l'abbronzatura d'estate le porto ben poco, gli ombretti, quindi. Ok, Onice Stellato è un nero appunto glitterato, un nero soft glitterato, e fa parte appunto della categoria degli opachi con glitter.
E per ultimo nella mia palette fantastica Alchemilla, facente parte della categoria dei satinati, ho Agata, eccolo qui. Agata io lo metto tantissimo perché dà molta luce, quindi è un bianco freddo, simile a madreperla, come dire, quindi un bianco abbastanza freddo, con un sottotono freddo, però con una base bianco argento, diciamo, più che bianco compatto. Ecco, un bianco argento, ha una scrivenza abbastanza leggera, è un ombretto che rende maggiormente, da quindi il meglio di sé, se lo utilizziamo all'angolo interno proprio, oppure applicato al centro della palpebra, facendo questo gioco con dei toni un po' più scuri. Ma comunque a me il bianco piace portarlo anche così assoluto, diciamo la sua totalità di colore. Ok, questa è la mia palette. Io sono in saponeria, vi dicevo, se con l'acquisto di 4 cialde della linea Alchemilla, appunto, potete venire qui, ne trovate tantissime, potete comunque sbizzarrire nel ricercare la categoria che più vi appartiene e quella che più vi piace. Dicevo, però acquistandone 4 noi regaliamo la palette, che è bellissima questa palette proprio dell'Alchemilla, dove verranno inserite ben 4 cialde. Ok, ve la regaliamo quindi, però vi ricordo che ciascuna cialda può essere utilizzata, poiché si presenta all'interno di un refill di plastica, può essere anche tranquillamente utilizzata da sola, anche se appunto non si possiede una palette, perché comunque c'è questo rivestimento in plastica che lo va a proteggere e a far sì che si possa utilizzare benissimo anche singolarmente, diciamo. Ok, io vi aspetto in saponeria per vedere insieme e testare questi fantastici ombretti che sono, ripeto, hanno categorie bellissime, hanno il finish che non ha nulla da invidiare a tutti quegli ombretti ricchi di paraffine, eccetera, eccetera, per non stare a dilungarmi molto. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi cliccando ai lati, non so se destra o sinistra, comunque sul tasto di Momissima l'iscrizione, quindi basta cliccare e lasciatemi dei commenti o ci sentiamo presto. Ciao da Momi.